Benvenuti a Telecru LIS, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 2 marzo scorso, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza, con 12 sì della Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Tesei per l'Umbria, 8 no di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico per l'Umbria e Gruppo Misto, la manovra di bilancio 2021-2023, che si compone di tre atti: il collegato alla manovra, la legge di stabilità 2021 e il bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023. Illustrando gli atti all'Aula, il relatore di maggioranza Daniele Nicchi della Lega, presidente della prima commissione, ha sottolineato che in questo momento chi governa ha la grande responsabilità di gestire importanti finanziamenti e di utilizzarli in modo strategico, efficiente e consapevole. Lo Stato ha assegnato all'Umbria, a ristoro delle minori entrate 2020, 33 milioni di euro, di cui 18 che la Regione dovrà restituire dal 2022, un dato che non tiene conto dell'ulteriore deterioramento della situazione. La manovra di bilancio è stata costruita, ha detto Nicchi, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza ancora in corso, tentando di creare le condizioni per la ripartenza economica e sociale dell'Umbria. Con questo bilancio sono state destinate risorse aggiuntive ai settori maggiormente colpiti dalla crisi. Ci sarà, ha aggiunto Nicchi, un considerevole incremento per la promozione turistica e sono state destinate risorse aggiuntive per le attività di Film Commission. 150.000 euro nel triennio vanno alla promozione delle attività sportive. Per le politiche culturali, consistenti risorse sono per lo spettacolo, il sistema museale, il sistema bibliotecario, la Fondazione Perugia Musica Classica e il Teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto. Disponibilità che possono dare impulso a un settore che, forse più di altri, ha subito gli effetti della crisi. È prevista una maggiore quota della tassa della caccia per il settore faunistico venatorio. Ci sono maggiori risorse per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zootecniche e nel 2021 sono stati destinati 10 milioni di euro al cofinanziamento del PSR 2014-2020. Un potenziamento delle risorse ci sarà per la valorizzazione degli oratori, per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. Per quanto riguarda viabilità e trasporti, vi è un incremento di 4 milioni di euro, che porta a 15 milioni le risorse per quest'anno. Nel 2021 ci sono 200.000 euro per gli interventi del sisma del 2009, a cui si aggiunge il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale Ricostruzione e interventi di urbanizzazione nell'area Maratta di Terni. C'è il rifinanziamento dei contributi alle unioni dei comuni e per la digitalizzazione di procure e corte d'appello. Per il rilancio degli investimenti pubblici, all'Umbria sono stati assegnati contributi per 84 milioni per il periodo 2021-2034. Per il 2021 è previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro, finanziato con mutuo a carico della Regione. Il relatore di minoranza, Donatella Porzi del Partito Democratico, ha definito il bilancio costruito su un'essenziale continuità rispetto al passato, ma è particolarmente prudente e privo di coraggio e spinta propulsiva. Fondamentale, ha sottolineato Porzi, dopo un anno di gestione di una crisi. Mancano le basi per la ripresa. Serve uno sguardo di prospettiva verso la nuova programmazione europea 2021-2027. Le decisioni in campo sanitario hanno richiesto tempi troppo lunghi. Sono state lasciate al caso situazioni come quelle delle assunzioni in sanità. È mancato il coraggio, ha detto ancora Donatella Porzi, nell'utilizzo delle risorse governative, 33 milioni, per coprire le mancate entrate. Anche sui fondi europei bisogna correre di più. L'assessore Paola Gabiti
ha ricordato che la Giunta ha lavorato per ridurre le spese senza intaccare i servizi e senza aumentare la pressione fiscale. A differenza del passato, ha detto l'assessore, abbiamo puntato a mantenere i conti in ordine, senza aumentare le imposte e sostenendo i settori più colpiti dalla crisi. Abbiamo realizzato una significativa riduzione dei costi di funzionamento per 4,8 milioni di euro, recuperando così capacità di spesa per azioni strategiche. Non vogliamo gravare, ha aggiunto Agabiti, su un'economia reale che invece va sostenuta nel superamento della crisi. Per questo puntiamo alla razionalizzazione e alla semplificazione. In passato sono stati usati 45 milioni di euro per ripianare i debiti del comparto trasporti invece di usarli per il rilancio delle aziende umbre. Si è puntato ad una decrescita felice invece che ad investimenti produttivi. Nel bilancio ci sono interventi di assoluta rilevanza, ha aggiunto Agabiti, e che riguarderanno tutto il territorio regionale. Ci saranno decine di milioni di investimenti per aiutare cittadini, famiglie e imprese. Ci sarà un approccio completamente nuovo alle risorse europee. Abbiamo già rimodulato 108 milioni. I fondi europei, ha aggiunto l'assessore, devono essere usati con lungimiranza, a differenza di quanto avvenuto in passato. Abbiamo raggiunto il target comunitario per il 2020 e anche per il 2021, individuato il Fondo Sociale Europeo come strumento di finanziamento per potenziare la dotazione finanziaria per il diritto allo studio, introdotto due nuovi servizi per operare un forte cambio di passo rispetto al passato, recuperato circa 55 milioni di euro, riducendo la spesa improduttiva a favore delle politiche di sviluppo, in grado di generare risultati sia sul breve che sul lungo periodo. Con il bilancio 2021-2023, ha detto l'assessore Agabiti, ci stiamo proiettando nella nuova programmazione, individuando e accantonando le risorse per consentire il cofinanziamento. L'accordo con il governo ha portato all'Umbria altri 98 milioni per il Fondo Sviluppo e Coesione. Nel corso del 2021 avremo a disposizione 32 milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione, 70 milioni dal FESR e 53,9 milioni di euro dall'FSE. Nel corso degli interventi, Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, ha detto che il riferimento deve essere il bene comune. Dobbiamo ripartire dagli ultimi, che purtroppo, ha detto, sono tanti. Il bilancio deve ricreare il tessuto sociale. Servono scelte coraggiose, anche poco premianti. Si deve scegliere di fare poche cose, facendo interventi reali di sistema. Per Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, questo è un bilancio senza progetto e prospettiva per l'Umbria. Bilancio privo di coraggio, ha detto, che continua a fare ordinaria amministrazione, quando invece servirebbe capacità di governo e di visione. E soprattutto serve il piano vaccini, il primo fattore di bilancio. Per Paola Fioroni della Lega, questo bilancio ha visione e lungimiranza, è fatto con coraggio e capacità, un bilancio dal volto umano, a tutela della salute, ma fatto anche per il rilancio. Nella sua valutazione vanno considerate, ha detto, le numerose sopravvenienze passive. Michele Bettarelli del Partito Democratico ha detto di aver atteso troppo tempo per le assunzioni ed oggi è questa la situazione. Bisogna investire in personale e in punti vaccinali. Solo le vaccinazioni possono risollevare l'Umbria. Simona Meloni del Partito Democratico ha rilevato che sarebbe servito più coraggio. La programmazione delle risorse europee sarà fondamentale, ha detto. Occorrerà tenere conto di asset strategici e obiettivi ben definiti. Il bilancio ora deve essere visione, non solo numeri, dovrà incidere sul territorio e sui problemi delle persone. Francesca Peppucci della Lega ha parlato di un bilancio di emergenza, ma credibile, con risposte forti. Non basteranno bonus e ristori se non c'è il lavoro, servono politiche di investimento e di rilancio del territorio. Per Vincenzo Bianconi del gruppo Misto, in questo bilancio non si riesce a trovare una strategia, una visione per la gestione dell'emergenza, con una proiezione verso il futuro. Per Thomas De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, il bilancio dovrebbe essere la dimostrazione di un netto cambiamento che invece non c'è. Dobbiamo potenziare le vaccinazioni, ha detto, o non ripartiremo mai. Emerge una chiara mancanza di coraggio nelle scelte.
Secondo Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega, la manovra è stata articolata nel modo migliore per agevolare la ripartenza, tutelando gli equilibri di bilancio. Ci sono incrementi importanti per settori chiave, una manovra che punta a non lasciare nessuno indietro. Per Fabio Paparelli del Partito Democratico, si tratta invece di un documento vuoto di contenuti e prospettive senza anima. Per affrontare questa emergenza sanitaria ed economica, ha detto, serviva un cambio di passo. Non vedo una strategia per il futuro coerente con l'atto più importante a disposizione, il Next Generation EU. Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha detto di aver voluto parlare di politiche di scenario, modelli di sviluppo, ma l'emergenza ha aggiunto incognite difficili da prefigurare. Ora, ha detto, ci si impone serietà nell'analisi e sobrietà nei commenti. Stiamo fronteggiando l'emergenza con politiche di sostegno e ponendo le basi per la ripartenza, con investimenti a tutela delle attività. Prima del voto complessivo sul bilancio, l'Assemblea ha approvato alcuni emendamenti. Altri sono stati respinti. Respinti anche cinque ordini del giorno promossi da consiglieri della minoranza. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria.